Un saluto a tutti i nostri tifosi, bentornati all'angolo dei Granata. Oggi il nostro ospite è Giordano Bardeggia, classe 2000, che domenica ha esordito alla città del Tricolore davanti ai nostri tifosi. Un'emozione sicuramente molto importante per te. Sì, è stata un'emozione unica esordire qui al Mapei, alla città del Tricolore, lo stadio, il nostro stadio dove c'era così tanta gente e una tifoseria del genere, e per lo più è arrivata una vittoria importante in questo derby che ci fa aumentare ancora di più la nostra autostima, e domenica dopo domenica combatteremo per raggiungere il nostro obiettivo, che penso tutti sappiano quale sia. Ecco, finora sei arrivato a Reggio, vieni da una realtà diversa che quella di San Marino. Cosa ti ha colpito di più in queste prime settimane, in questi primi mesi nella tua nuova realtà? Perché poi immagino sia difficile Sì, comunque certo. spostarsi, non è la tua regione perché è un altro stato, San Marino chiaramente, però spostarti dalla tua regione in una realtà soprattutto in cui sei da sola a Reggio rispetto a prima che comunque eri nelle tue zone, insomma. Sì, diciamo che mi sto ambientando pian piano sempre di più, ma la differenza tra queste due società, che comunque la Reggio Audace è una società molto più grande, diciamo che la società non ci fa mai mancare nulla, e a livello organizzativo è una delle migliori, penso, tant'è che viviamo quotidianamente con tre fisioterapisti al campo, ci sono tante persone a vedere allenamenti, un Si sente la magazziniere, passione si comunque sente dei la tifosi. passione dei tifosi, comunque un magazziniere che non ci fa mai mancare nulla, lo staff che lavora sodo tutti i giorni, e quindi diciamo che ci sono tutte le prerogative per far bene, diciamo. Ecco, domenica ti abbiamo visto molte volte quando ti arrivava il pallone, oltre a muoverti molto senza palla sulla fascia, quando ti arrivava la palla si è visto che una delle tue caratteristiche è quella che ti piace molto puntare all'uomo, o sbaglio? Sì, diciamo che domenica ero molto emozionato all'inizio, come si è potuto vedere ho fatto anche degli errori banali, però con il passare del tempo, dei minuti, diciamo che ho cercato di prendere un po' di confidenza, grazie anche all'aiuto dei compagni del mister, che comunque mi avevano detto che sarebbe stato difficile all'inizio, e diciamo sì, ho cercato di... potevo fare molto meglio, perché comunque era il terzino cui andavo contro, era già ammonito e per lo più era anche under. Diciamo che l'ho messo in difficoltà, però potevo metterlo ancora di più. Ecco, un'altra cosa, torniamo indietro e volgiamo il tempo. Come hai iniziato a giocare a calcio? È stata una passione che ti hanno trasmesso? Hai deciso tu di avvicinarti con lo sport? Hai scelto anche magari fra altri sport? Raccontami un po' come è Sì, diciamo iniziata che è una passione che ho questa sempre da storia. piccola, ho iniziato a giocare da quando avevo 5-6 anni, è una passione che mi hanno trasmesso ovviamente mio padre, mio zio, i miei nonni, che comunque erano tutti dei calciatori, però da piccolo, a causa di problemi alla schiena, i miei mi avrebbero preferito fare sport come nuoto, però io avevo solo l'idea di fare il calciatore e ho deciso di fare questo e voglio continuare a farlo. Giocavano a dei livelli dilettantistici i Sì, tuoi i parenti. miei parenti sì, però diciamo che il mio bisnonno fu uno dei primi fondatori della prima squadra di calcio in Inghilterra Ah, e in tutto il dello mondo, Sheffield lo Sheffield. quindi. Perché tu appunto dicevi, il tuo secondo nome, non so se lo sanno tutti, Sì, ma è Giordano, John, perché è appunto Giordano John Bardeggio, origini sì, perché mia madre è inglese di Sheffield. di Sheffield. Quindi Sì. sei tifoso dello United o del Wednesday, mi viene naturale chiederti Allo questo Sheffield nome. United. Lo Sheffield United, che tra l'altro sta facendo molto Sì, bene quest'anno. Io penso sono tifoso del Leeds, sì. quindi siamo rivali a questo Penso secondo punto. in classifica, anche l'anno scorso hanno fatto molto bene, si perdono però nelle ultime partite, speriamo, perché comunque c'è un ambiente anche lì molto caldo, ci sono molti tifosi a seguirli. Sei mai stato a Bramall Lane, nel loro Sì, sono stadio? stato 3-4 anni fa, perché comunque conosco molti, molti ragazzi e anche dei collaboratori che lavorano nella squadra, mi avevano offerto questa proposta di andare a vedere questa partita, è stata un'emozione molto bella, perché comunque il calcio inglese, si sente la differenza del calcio inglese con l'italiano, cioè, lo vivono in modo diverso. Sì, è un qualcosa che anche io, come ti dicevo, sono diventato anche tifoso del Leeds dopo aver visto il film Manchester United e pian piano che ti avvicini al mondo del calcio inglese, che è diverso rispetto a quello italiano radicalmente, capisci che lì è un qualcosa proprio che vivono tutta la settimana, ma proprio indossando i colori della loro squadra, vivendo proprio la squadra tutti i giorni, tant'è che basta vedere anche nelle squadre di seconda divisione 7.000-8.000 Sì, tifosi sì. che vanno in trasferta ogni
ogni domenica. Hai altre squadre che ti piacciono, magari della Premier League o giocatori dei campionati inglesi a cui ti sei ispirato, che segui, Sì, che ti piace diciamo che è seguire? un campionato che seguo molto perché comunque ci sono giocatori molto tecnici, molto veloci e mi piace come squadra il Liverpool perché comunque hanno caratteristiche molto offensive e penso che l'allenatore che abbiano sia molto bravo, però diciamo che seguo un po' tutti i campionati, non uno in particolare, però ovviamente la Premier League è un campionato che penso tutti sognano di giocarci. Sì, è probabilmente l'NBA del calcio in questo Sì. momento, soprattutto poi con allenatori come Klopp, Guardiola. Sarri, Guardiola soprattutto. Tornando un attimo a te, qual è stata la tua prima squadra e quando hai capito forse che potevi fare strada, nel calcio? Io ho iniziato a giocare nella mia squadra di provincia, diciamo, dove abitavo nel Torconca, che era una squadretta che faceva la promozione e poi con il passare degli anni sono stato scelto in delle rappresentative dove mi sono messo in mostra. Fino alla Prodo San Marino, dove ho fatto un anno di giovanili, poi sono subito passato in prima squadra, dove ho trascorso mezza stagione più la stagione scorsa, dove penso di aver fatto una buona stagione con 3 gol in 15 presenze, fino poi a questa gio la gioia immensa di essere stato acquistato dall'Inter, perché comunque è la società che io tifo sin da piccolo, e poi questo approdo qui alla Reggiana che non mi aspettavo, sono contentissimo, però. Voglio continuare a stupire i tifosi. Ecco, a proposito di quello che hai appena detto, ti volevo mostrare una foto che hai messo su Instagram e me la descrivi tu, poi la facciamo vedere anche ai nostri tifosi. Sì, qui è il giorno in cui firmavo, diciamo, il pre-contratto con l'Inter e diciamo che è stato un qualcosa che non mi aspettavo perché comunque mio padre aveva deciso di non dirmelo fino al giorno stesso Ah, una e sì, sorpresa proprio così. quindi sì, sono stato molto contento. Però ovviamente ora sono di questi colori e voglio dar tutto per questa maglia. Il tuo approdo a Reggio, se ci vuoi raccontare com'è nato, perché pochi sanno che tu sei voluto fortemente venire a Reggio, hai Sì, voluto fortemente venire a Reggio. diciamo che non è stata una trattativa facile perché comunque il San Marino mi reputava un giocatore importante per il loro progetto, però io quando ho sentito questi rumor, queste prime vicinazioni con la Reggiana, ho subito deciso di voler venire qui, tant'è che è stato la mia volontà soprattutto a farmi venire qui. E a Reggio adesso sei in via Michelangelo con Luca e Cozzari. Cozzari. La prima impressione della città, hai un luogo preferito, delle abitudini che ti piace fare? Per esempio, Crema piaceva, diceva a quei giornalisti qualche giorno fa che gli piaceva molto passeggiare per Piazza Prampolini, parlando invece con Ale, Spanò e Paolo Rozzi, che sono qui i nostri capitani che sono qui da più anni, parlavano di Piazza Fontanesi e Ale più in generale del centro storico. Hai qualche luogo che ti piace frequentare già da adesso? Sì, diciamo che ho visitato il centro parecchie volte, però non c'è un luogo particolare in cui mi piace andare. Diciamo che spesso con gli altri ragazzi ci sentiamo prima di andare in centro, ci fermiamo in una zona che è la migliore che troviamo, dove pensiamo, quindi ancora non so, non ho un posto preferito, però mi piace tutta la città in generale in questo momento. Ti mostro un'altra foto che abbiamo messo sui profili del club, che ci sei tu appunto qui con Paolo Rozio, che è uno dei due capitani della nostra squadra, che è veterano, che cerca di trasmettere appunto tutto ciò che rappresenta questa maglia per i nostri tifosi a voi ragazzi giovani. Che era come il rapporto con Paolo in generale, con tutti i veterani? Sì, diciamo che soprattutto con Paolo, tra le più grandi, ho legato di più, perché comunque nei periodi difficili dove diciamo non riuscivo a entrare nei meccanismi del mister, mi diceva di continuare ad allenarmi perché comunque vedeva la forza che ci mettevo negli allenamenti e quindi anche Paolo è stato molto, molto utile in questo periodo, però come Paolo anche tutti gli altri ragazzi come Spanò, come Antonio, come Luca. Un po' tutti mi hanno aiutato e siamo un gruppo molto importante. Abbiamo qui tra l'altro un libro che è uscito da poco che rappresenta uno degli idoli a cui tu ti ispiri, Sì, giustamente, come ho già detto, Francesco, diciamo che il giocatore mio preferito perché comunque penso che a livello tecnico in Italia non ci sia stato un giocatore forte come lui. E comunque la carriera che ha fatto per una sola squadra, rifiutando squadre come maggiori, come Real Madrid, come altre società, sia qualcosa di inverosimile.
ovvio, Per il gesto, quello che ha rappresentato, sì, anche ha ti fatto piace. una carriera, penso, immensa. Visto che abbiamo qui un libro, in questo caso quello di Totti, ti chiedo se hai altri generi di lettura che ti piacciono oppure hobby particolari diversi anche dalla lettura, Sì, chiaramente. diciamo che la lettura è qualcosa che non faccio molto spesso perché comunque sto ancora frequentando la scuola, diciamo, se studio sui libri, però mi piace molto guardare film su Netflix e guardare soprattutto il calcio, diciamo che se devo soffermarmi su qualcosa guardo le partite la domenica. Sei un fan, visto che adesso Netflix ha preso molto piede della Casa de Papel, serie di quel tipo, Peaky Blinders No, magari, non cose del sono genere. uno che guarda molte serie TV, sono uno che, diciamo, guardo i film del momento, mi piacciono i film sulle storie vere, ambientati, diciamo, anche in Iraq, quei film di guerra che, Attualità, sì, che cioè spesso si conoscere anche vedono. l'altra realtà, quindi Sì, ho episodi storici. certo. A livello musicale invece, che hai artisti preferiti, generi che ti piace ascoltare magari anche prima della partita per concentrarti? No, prima della partita non è un rito che faccio, al contrario di molti altri, però la musica, diciamo, mi piace un po' tutti i generi, dal classico all'hip hop. Diciamo che di cantanti preferiti ascolto spesso Eminem, anch'io, e mi piaceva Bob Marley perché comunque era un cantante che mio babbo mi faceva ascoltare sin da piccolo, però diciamo che ascolto un po' tutto. Visto che hai origini di Sheffield, Arctic Monkeys, oppure non sei un fan dell'alternative No, Brit, no, per no, niente. per E invece, parlando di livello di viaggi, di sogni che tu hai al di fuori del calcio, ti piacerebbe visitare qualche paese in particolare? Su Instagram ho visto che hai messo una foto che ho qui, di uno dei tuoi ultimi viaggi che avevi fatto, che è Siviglia. scalata a Plaza de España, Siviglia, Sì, giusto? l'anno scorso ero andato con la scuola, perché comunque con la mia scuola si fanno dei viaggi nelle lingue in cui si studia, ero andato a Siviglia, sono stato molto sorpreso da questa città, una città penso stupenda dove vorrei tornare. Penso che in Spagna ci sia un calore della gente che è molto diverso da quello in Italia, però sì, vorrei viaggiare molto perché comunque mi piace viaggiare e anche per la mia scuola, facendo lingue, conosco molte lingue, mi piacerebbe viaggiare sia in Francia che in Spagna, ma soprattutto in Inghilterra, che penso sia lo stato migliore. È una città in particolare che ti piacerebbe visitare? Io, per esempio, ho questa passione dell'Irlanda, che secondo me è un paese molto affascinante, che non ho mai avuto occasione di visitare. Tu hai dei paesi che non hai ancora visitato, oppure città che non hai ancora visitato, Sì, diciamo che ho girato poco, quindi vorrei visitare molte zone, però mi ha sempre affascinato Parigi, perché comunque tutti mi hanno raccontato di questa bellissima città, ma anche la stessa Amsterdam, Madrid, Barcellona, le città sono tante. Una delle ultime cose che ti chiedo è, parlando di te personalmente, al di fuori del contesto del gruppo e degli obiettivi della squadra, personalmente, che obiettivo ti sei posto per questa stagione a te stesso? Che obiettivo hai posto a te stesso? Ovviamente l'anno scorso ho segnato 3 gol, il mio obiettivo è sempre far meglio dell'anno precedente, quindi migliorarmi e migliorare me stesso e segnare ovviamente più di 3 gol. E ovviamente però la cosa più importante penso sia la vittoria del gruppo, perché l'obiettivo è quello che ormai sanno tutti e speriamo di raggiungerlo tutti insieme. Riguardo il rapporto con Mister Antonioni, un allenatore che, come si è visto, tende molto a cercare di farti migliorare. Si vede che ha un interesse verso di te, nel livello di un allenamento sia come persona che tecnico importante nei tuoi confronti. La senti questa fiducia da Sì, parte sua? diciamo che il mister lo conoscevo già perché comunque anche lui aveva allenato nella mia zona, Ravenna, e ho sentito anche dei ragazzi, me ne hanno parlato subito bene. Poi quando sono arrivato subito a Reggio, da quello che si può vedere, il mister, diciamo, che fa giocare chi merita, diciamo, chi si allena nella settimana per bene, con intensità, gioca. È una cosa molto apprezzabile perché non tutti gli allenatori, soprattutto in piazze così importanti, lo fanno e per questo lo ammiro tanto. L'ultima cosa, concludiamo con una foto, che è questa. Quando vedi questa curva così piena, questa è la foto della nostra curva col Bassano nel 2015, cosa ti viene in mente? È nel pensare che c'è tutta questa passione a Reggio. Sì, ovviamente è una pressione che ti dà e che ti stimola soprattutto, però io cerco sempre di giocare senza pressioni perché comunque nel calcio bisogna restare lucidi, soprattutto nell'arco dei 90 minuti, però
ovviamente con una curva così, con della gente che ti segue 24 ore su 24, è qualcosa di unico. L'ultima cosa, tu qui avevi scritto, perché questa foto è stata postata sul tuo profilo Instagram, un onore poter giocare per una città e una piazza così importante. Contentissimo per questa nuova avventura. Ti senti di concludere mandando un messaggio direttamente ai nostri tifosi? Sì, certo, voglio dire ai tifosi che ovviamente vogliamo vincere domenica per domenica, io cerco di dare il meglio come tutti i miei compagni e speriamo tutti insieme di raggiungere questo obiettivo e di magari festeggiare e di ritornare nel calcio che conta nel professionismo. Perfetto, grazie Bardo della tua disponibilità, è stato un piacere. Un saluto a tutti i nostri tifosi e sempre Forza Regia.